della nazionale potrebbe diventare una grande scusa. Perché? Perché si ha fretta di scegliere il CT e quindi si deve aver fretta anche per scegliere il presidente federale. Si sceglierà presumibilmente l'11 di agosto. Non ha importanza in questo momento chi sarà il nuovo CT. Ha importanza invece che il nuovo Consiglio federale, che il nuovo presidente federale abbiano chiarissimi in testa gli obiettivi da raggiungere. E gli obiettivi da raggiungere non sono obiettivi sui quali si può attendere. Sono obiettivi innanzitutto che non valgono per i prossimi 6 mesi o per i prossimi 12 o per il prossimo anno. Varranno per i prossimi 4-5 anni, perché in 4-5 anni si può lavorare seriamente per cercare di riorganizzare le cose. Alcune proposte, così, le prime che vengono in mente, creare una lista di giocatori da presentare all'inizio del campionato che sia equiparata a quella della Champions League, quindi al massimo 24 giocatori, 8 cresciuti in società, che abbiano giocato almeno 5 anni in società, che quindi siano usciti dal vivaio, più una lista B di giocatori che abbiano giocato almeno gli ultimi 2 anni nei vivai delle squadre e che non superino i 20 anni. Poi bisogna pensare alle primavere. Quante primavere sono piene ormai di giocatori stranieri? Perché? Perché si vogliono vincere gli scudetti, non ci interessa vincere gli scudetti di primavera. Obbligo per le squadre primavera di avere almeno 8 giocatori in campo italiani. Questo è un altro elemento importante per dare spazio ai nostri giovani, per farli crescere. Il numero dei tesseramenti deve essere limitato, non può essere limitato, e deve essere proporzionale ai bilanci. Una squadra che ha un bilancio in perdita non può tesserare 60, 70, ma anche 40 o 50 giocatori, perché è una cosa che non ha senso. Sono proposte impossibili da attuare? No, sono proposte possibili. Come possibile è intercedere il presidente federale, lo dovrà fare presso il governo, per avere degli stadi nuovi, una legge immediata se possibile. E poi magari un cambio della tassazione, aumentare la tassazione per i giocatori provenienti dall'estero, diminuire la tassazione per i giocatori italiani che giocano in Italia. Sono tutte cose veloci che si possono fare, che si devono fare per migliorare il calcio italiano. Chiunque presenti la propria candidatura alla prossima presidenza federale deve avere chiaro in testa che le cose devono cambiare. Se avete questo in testa, presentatevi, altrimenti ricordatevi, noi stavolta non molliamo.